Buongiorno carissimi amici telespettatori, questa mattina siamo di nuovo qui davanti all'Oreto Mare per parlare del dramma, perché di dramma si tratta, della sanità. Con noi Carlo, Carlo Landolfi, sì, ricordavo il cognome, Carlo Landolfi, che ci racconterà anche un po' tecnicamente, perché è stato addetto ai lavori per soli 40 anni, quindi chi meglio di lui. Carlo, che sta succedendo realmente all'Oreto Mare? Realmente attualmente l'ospedale è in piena dismissione, con la volontà politica di chiuderlo, perché non può essere che un pronto soccorso, non avendo più una cardiologia, una neurochirurgia, una neurologia e una neuroradiologia non attiva, perché qualora viene un paziente che arriva con la macchina, col fazzolettino, ed arriva in pronto soccorso, comunque ha bisogno di assistenza sia neurologica che neurochirurgica che cardiologica. Di conseguenza è inutile tenere aperto un pronto soccorso con la mancanza di questi reparti, che precedentemente era un pronto soccorso e un ospedale in pieno regime, che in un anno faceva 70.000 prestazioni. Parlando di ambulanze, io volevo capire una cosa: è stata presa e resa operativa un'ambulanza con delle caratteristiche speciali, spiegaci un attimo. Allora, è stato predisposto un'ambulanza rianimativa, proprio perché loro hanno la preoccupazione che comunque arrivano pazienti bisognevoli di questi reparti, cioè neurochirurgico, neurologico e cardiologico. Ma H24. Risulta che ci sono stati dei decessi nei trasferimenti? Io personalmente non ho assistito a decessi, però comunque mi dicono che portando i pazienti da un ospedale a un altro, comunque può succedere che nello spazio del tempo, per portarlo in un altro ospedale, perché attualmente l'ospedale del Mare, da quel che si dice, non è funzionante. Come potete vedere alle mie spalle c'è un'ambulanza, è leggermente diversa dalle altre perché questa ambulanza ha una funzione speciale, è una rianimativa, nel senso che è un'ambulanza attrezzata appunto, come dicevamo, per la rianimazione e quindi per il pronto soccorso. Problema: questa ambulanza, da quanto è stata presa, valore commerciale 100.000 e passa euro, non ha fatto mai una sola uscita, mai un solo intervento. Ce n'è un'altra identica al San Giovanni Bosco, che le stessissime caratteristiche, potrebbe essere stata utilizzata quella là e avremmo potuto risparmiare 100.000 euro. La sanità ha un buco di bilancio che è una voragine, non è più un buco di bilancio, però si continuano a spendere soldi. Eccoci qua, come dicevamo, siamo in compagnia di Nicola Di Frenna, presidente del Parco della Marinella, presidente anche del comitato civico che è molto attivo nel settore appunto della sanità. Nicola Di Frenna, lei ieri si è reso artefice di un'iniziativa qui all'interno dell'ospedale, cosa ha riscontrato? Ho riscontrato nel reparto al terzo piano, dove ci sta la cardiologia e la neurochirurgia, stanze vuote e che non sono occupate dai rispettivi malati. È indecoroso avere 13 barelli in un corridoio e avere le stanze non occupate, chiuse con i nucchetti, e avere stanze vuote e malati in barella in corridoio. Stanze vuote 13, un corridoio a terzo piano 13, 3 sotto i 50 anni e gli altri erano ultra settantenni. Indecoroso, vergognoso e schifoso, se lei mi consente. Questa è una cosa assurda, inaccettabile. Noi questa cosa l'abbiamo potuta purtroppo filmare con telecamera nascosta, quindi a voi il servizio. 13 persone in due corridoi, chi si è l'Oreto Mare, aprito. Poi ci mandano a tutto quanto. Poi vanno nella televisione dei baby gang, perché non è una brecchetta la televisione. Sta razza di merda, bastardi. E Brito è stanza chiusa, e non che... Vedete? Guardate, i lucchetti. I lucchetti, i briti. 13 persone in dei corridoi.
Allora, 13 persone in corridoio, 13 persone in corridoio a Loreto Mare e 3 reparti chiusi con le stanze con i nucchetti. Guardate che condizioni. 13 persone, è una vergogna. Vedete, è uno schifo della sanità campana italiota. Guardate che schifo, avvitraccio. Dovete protestare. Chiamate capo medico, chiamate principale, chiamate agente.